would you hold me if I told you we can just run? Portare un cognome del genere in questa società è veramente una cosa che mi riempie di orgoglio, perché da quando sono nato nella Sampdoria si parla colazione, pranzo, cena, quindi è sempre stato il centro di tutto. E oltretutto devo dire la verità che io sono riuscito e ho avuto l'opportunità di poter entrare in Sampdoria 3 anni fa e grazie a Giovanni Invernizzi nel settore giovanile. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Fabrizio Lorieri, che mi ha scelto come collaboratore, e il direttore Carlo Osti di darmi l'opportunità di poter continuare con la prima squadra. E è chiaramente un sogno, cioè è veramente un sogno. Io Marassi lo vedevo da piccolino, perché col nonno ogni tanto comunque lo vedevo, lo frequentavo, quindi vederlo da dentro è clamoroso. Sulla parte del cognome devo dire che non è mai stato semplicissimo, anche quando comunque giocavo, per dare dietro il cognome Battara, però pian pianino ci si fa l'abitudine. E devo dire che se prima lo potevo vedere come magari una cosa che mi potesse dare pressione, adesso è crescendo chiaramente diventa un orgoglio, perché si capiscono tante cose ed è sempre stato un orgoglio, in questo momento è ancora di più. E niente, poi Battara, Sampdoria, vabbè, il nonno è stato veramente un orgoglio, ecco. Sono giovane, lo so, però devo dire che il mio lavoro adesso è il collaboratore del preparatore dei portieri. Ed è un ruolo che comunque è nato da poco. Non tutte le società lo hanno, poche società lo hanno in Serie A. E penso una decina, adesso non vorrei sbagliarmi, ma veramente 10, la Sampdoria ce l'ha. Io credo sia veramente un vantaggio, e quindi essendo una cosa nuova, essendo che sì, è una figura che è stata inserita veramente negli ultimi anni, non ha necessità di avere un'età. Nel nostro lavoro che portiamo in campo con Fabrizio, ad esempio, uniamo le due cose. Fabrizio è un destro, io sono un mancino, quindi a livello di allenamento sui portieri ti dà una libertà, per me, meno incredibile. Veramente si possono fare tante cose. E poi chiaramente aumenta la qualità, perché essendo in due, poi chiaro, io aiuto, sono il collaboratore, quindi niente. Poi la speranza un giorno è comunque diventare un preparatore dei portieri preparato e che abbia veramente tutte le carte in regola per poter portare un alto livello. In famiglia parliamo di lavoro. Vi inviterei a fare un pranzo di Natale in cui bisogna passarsi il pane o passarsi il sale. Prendi il pane, poi ti cade, mamma mia che mani di... Poi certo, passa tutto da quello. E io dico sempre, e questa è una verità, io se da piccolino ho mangiato un piatto di pasta è grazie al calcio, perché il nonno ha giocato a calcio. Il padre di mia madre ha giocato a calcio, era anche lui un mancino mediano. Papà ha giocato a calcio. E abbiamo fatto pochi lavori diversi da questo. Quindi sì, il calcio è comunque, se ne parla. Poi è pieno, calcio tutti i giorni, tutte le cose. Cioè, lo vedi ovunque e chiaramente i riferimenti si fanno. Quando farò un figlio io gli auguro di fare l'attaccante, però non so se è la risposta giusta. Poi non dico i motivi per cui, ma perché sarebbero veramente, anzi sono un gentleman, non li dico, però non è un mestiere facile. Preparatore dei portieri e soprattutto fare il portiere non è assolutamente un mestiere facile, e ci vuole, per fare il portiere bisogna essere un po' pazzi, e lo siamo un po' tutti, e per preparare sembra da fuori una situazione così, invece no, ci sono tante componenti che vanno portate avanti. E adesso, con tutto il rispetto per gli attaccanti, poi fare gol è bello, immagino, cioè dico, però no, adesso, a parte gli scherzi, non lo so cosa farà,
gli auguro di fare sport e spero faccia sport. Però sì, se fosse una quarta generazione, no, poi, cioè, figlio, magari figlia, perché voglio dire, cioè, assolutamente sì, anzi, sarebbe molto bello.